Io sono Mia. Vada pure. Mi scusi, contessa. Le dispiace, ci stiamo preparando per la competizione. E questo è il punto. Sua figlia deve firmare la lista di partenza. Non può partecipare se non lo fa. Ecco fatto. Firmato. Ma lei è... Molto bene, buona fortuna. Non ci serve, grazie. Ti sta bene, piantala di sistemarla. Devo scaricare la tensione in qualche modo, non ti pare? No, non è ancora arrivata. Comunque, devo... Sì. Quello è il padre di Violetta. Penso a quanto sarà preoccupato, non sapendo dove sia. Vado a dirglielo. A dirgli cosa? Tua figlia sta bene, ma si trova in un universo parallelo popolato da elfi e unicorni? Sì, provaci. Beh, qualcosa dovrò pur dirgli. Controlla Saphir, torno subito. Vittorio! Mia, ciao. Che piacere vederti. Hai per caso notizie di Violetta? Speravo tanto che tornassi in tempo per il torneo. Senti, so che sembra strano quello che voglio raccontarti. Eccolo, è lì. Io esigo che lei arresti quest'uomo e lo interroghi immediatamente. Nasconde mia figlia da qualche parte. Ma questo è ridicolo. E questo commento è resistenza pubblico ufficiale. Può arrestarlo subito. Oh, ho dimenticato le manette e anche la pistola. Il mio distintivo dov'è? Oh, guarda, non sono in divisa. Ora ricordo, è perché sono fuori servizio. E io farò in modo che lei rimanga fuori servizio per sempre se non arresta quest'uomo. Potrebbe farlo? Ma Vittorio non c'entra niente con la scomparsa di Violetta. Tu sai qualcosa? Beh, più o meno. Mia, se hai delle informazioni... Forse qualcosa. Ma non posso dire con certezza dove... Arresti anche lei. Mia? La convincerò a tornare. Prego, signori. La gara riprenderà fra 5 minuti con il secondo gruppo di concorrenti. E farò anche in modo che torni in tempo per il torneo. Fidati di me. Dille che le voglio bene e che voglio che venga a vivere con me. Per battere il nemico e varcare il muro, libera il più grande fra tutti loro. Ottima schivata! Continua a seguire le mie avventure!